Siamo anime create da entità estranee, test umane elaborate da energie arcane, forgiate nei lontani abissi di Nibiru, portate sulla terra con la storia scritta su papiro. Siamo il sospiro degli antichi ormai fuggiti, perché gli uomini impazziti hanno posto fede in altri miti, praticando riti, pregando un'aliena vergine di un'altra dimensione, senza tempo e senza margine. Sono senza nome nella città dove un poeta pazzo ha sognato posti dove la morte morirà. Le porte del pensiero mi avvicinano al creatore, sovrano del terrore proveniente dall'aldilà. Cthulhu, fai ritorno dagli abissi, devi volare alto su sto mondo per creare un'altra eclissi. Qua gli umani fanno crocifissi per bruciarli, credono in tutto ciò che poi finisce a incatenarli. In una tomba ciclopica, nell'abisso più malefico, c'è una creatura distopica che modifica suoi sogni in base a una scienza antropologica, dimorando nel Pacifico, nella città megalitica. Questa creatura attende sognando l'era che madre natura faccia fuori l'uomo in modo da risorgere e fare della terra il suo trono. Antica essenza, la sua geometria non è euclidea, la sua energia proviene da ere più remote di Pangea. Sfrutta la marea per assorbire onde cosmiche, crea megaliti usando svariate pietre gnostiche. Tossiche le strofe dell'orrenda cantilena, narratrice di una piovra con le ali sulla schiena. Dicono che ha creato l'uomo mescolando elementi provenienti da una tavoletta aliena. Megalitica la scena delle antiche creature, mitologica eresia dalle mille sfumature. Sopprimiamo il tramvai e serpeggia nelle fognature, negli abissi cittadini insegnandoci paure. Siamo tutti senza cure, destinati all'involuzione, mondi ormai già morti con gli umani in estinzione. Arriverà quel giorno l'avvenuta degli antichi, l'inversione di sto mondo, trono degli dei svaniti. In una tomba ciclopica, nell'abisso più malefico, c'è una creatura distopica che modifica suoi sogni in base a una scienza antropologica, dimorando nel Pacifico, nella città megalitica. Questa creatura attende sognando l'era che madre natura faccia fuori l'uomo in modo da risorgere e fare della terra il suo trono. In una tomba ciclopica, nell'abisso più malefico, c'è una creatura distopica che modifica suoi sogni in base a una scienza antropologica, dimorando nel Pacifico, nella città megalitica. Questa creatura attende sognando l'era che madre natura faccia fuori l'uomo in modo da risorgere e fare della terra il suo trono. Добрались до итальянской кафешки, поели. Мы против революции. У нас здесь дискотека вместе с поддержкой. Сегодня в Венеции, но не так много людей. Здесь работают. Полиция.
Блять, без спокойной Венеции приехали, а тут революция в Милане. Свободу, партизаны, Белачао. Автозаков мало. Полиция красиво стоит. Наши бы уже всех паковали. Ребят, намаз. Ну, зато на алтарь стоят на улице. Алтарная часть дома. На фото? Окей, сори. Okay,